taglio per quelli che non erano presenti al primo incontro, il percorso verrà illustrato dagli esperti e dai conduttori del forum, e il secondo, dicevo, forum di 5, di 7 forum che dovranno, altri 5 dovranno essere fatti, 5 in tutto, 5 in tutto, allora altri 3 forum che in pratica verranno realizzati da qui alla fine dell'anno. E l'obiettivo è l'ottenimento della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. È un percorso importante che in qualche modo consentirà di qualificare il territorio, questo territorio non soltanto il Parco San Bartolo, ma le città in pratica limitrofe, perché chiaramente è una certificazione di qualità che, anche se non è tenuta in grandi considerazioni in Italia, però e ovviamente di un certo interesse soprattutto per chi viene dall'estero e viene in un contesto, in un territorio che è certificato in pratica sotto questo punto di vista. Dal 15 di luglio ci sarà anche una pattuglia permanente con un camion dei Vigili del Fuoco, quindi fra qualche giorno vedrete anche passare un camion dei Vigili del Fuoco che potrà stazionare in diversi posti del San Bartolo per porre la massima attenzione all'aspetto. Molta attenzione è stata dedicata anche grazie alla Capitaneria di Porto alla sicurezza in mare, degli interventi per limitare in pratica che le barche entrino sotto le barriere è stato già fatto, in pratica è stato. Devo dire che casca il cafagiolo, perché un po' di giorni sul giornale ci sono dei battibecchi delle uscite sul turismo e quale migliore cartina per la nostra città poter vendere oltre alla spiaggia anche tutto il territorio del San Bartolo. È chiaro che vedere tanta gente a questo incontro, residenti, sportivi, operatori del turismo, operatori della gastronomia, vuol dire che molti, tutti quanti noi crediamo in questo territorio. E noi come amministrazione comunale non abbiamo come competenza quello della promozione turistica, ma abbiamo quello dell'accoglienza. Chi viene a Pesaro in vacanza o da Bici in vacanza sicuramente viene invitato dagli albergatori a farsi un giro sul parco, anche quelli che magari non hanno la mountain bike o non hanno la passione del podismo. Sicuramente questa area qui avrà una valenza importantissima, sarà uno strumento importantissimo per veicolare non solo in Italia ma in Europa quello che la nostra città può dare. Quindi tutti insieme, se mettiamo insieme le forze, le energie, le risorse che abbiamo, sicuramente potremo riuscire a vendere il nostro territorio in maniera più efficiente e più funzionale possibile. Quindi innanzitutto volevo ringraziare tutti, non credevo che ci fosse tanta gente, invece poi il parco sta a cuore un sacco, non solo a me. E l'idea, io sono qua innanzitutto perché mi è stato chiesto di raccontare la piccola esperienza che ho fatto con la galleria di Gabice Monte, che si chiama la Garage Contemporary. Buonasera a tutti, quindi sono Anna Pomponato, rappresento in questo momento Federparchi, insieme al mio collega Giuseppe Dodero, e siamo qui per accompagnare, stiamo accompagnando il parco in questo processo. Solo un piccolo commento rispetto all'intervento, poi comunque durante questo incontro avremo modo di ognuno di intervenire sul processo, perché è proprio parte integrante del processo l'aspetto della partecipazione della comunità locale. E questo sicuramente rispetto a quanto ha detto Domenico, appunto presentando il parco, i suoi aspetti chiave e anche quello che è stato messo in evidenza rispetto a questo progetto di comunicazione sono assolutamente aspetti fondamentali di questo percorso, soprattutto quello dell'identità, che è in risposta al suo intervento, è un elemento chiave che è anche emerso nel forum precedente, quello di costruire un'immagine comune del parco, che in parte c'è, costruirla insieme a voi, cioè dargli un'identità che è
diciamo, la chiave per comunicare all'esterno quello che è il parco. Quindi benvengano quei progetti che permettono di dargli un risalto comunicativo verso l'esterno. Sicuramente questo progetto che è stato realizzato e che è diventato in questo momento la locandina di questo evento, ma che probabilmente continuerà ad essere un riferimento di comunicazione in questo processo, è un aspetto chiave per appunto promuovere il parco. Poi si deciderà se è questo, se sono altri, però sicuramente l'aspetto della comunicazione anche in questo percorso è un aspetto chiave. Come dal parco, ma sapete anche voi, la regione Marche in quest'ultimo periodo ha molto investito sul turismo, individuandolo come una chiave di sviluppo per il territorio, se fatto all'interno di determinati criteri, principi che poi vedremo. Soprattutto in questo momento storico, diciamo, di crisi anche economica, sicuramente il turismo è una chiave di sviluppo vincente, nel senso che è uno dei pochi settori che comunque continua a crescere in un momento in cui sicuramente l'economia generale ha molte difficoltà. Cosa si intende per turismo sostenibile? Questo è un concetto chiave. Siamo sempre all'interno di un parco, quindi uno degli aspetti chiave è quello che il turismo si sviluppa, ma con la tutela e la conservazione di quelli che sono i suoi valori, sia naturali che storico-culturali. Quindi questo è sicuramente un aspetto chiave da tenere in considerazione. È uno sviluppo che mira allo sviluppo economico della comunità locale, quindi in termini di occupazione, in termini di servizi, di risorse che la comunità locale mette a disposizione e che sviluppa. E che un altro aspetto fondamentale, un altro principio fondamentale della carta, è quello che questo percorso porta a un aumento della qualità della vita di chi vive sul territorio. Quindi non immaginiamoci un turismo selvaggio che occupa il territorio, lo degrada e, diciamo, cambia la qualità della vita di questo territorio, che sicuramente è alta, ma tutto appunto questo sviluppo ha degli aspetti chiave che rimangono fondamentali nelle proposte che vengono sviluppate. Storico-culturali, lo sviluppo economico e sociale del territorio, la protezione e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, ma anche del servizio che viene offerto, turistico, che viene offerto ai visitatori del parco. E immaginatevi quindi che non necessariamente l'obiettivo è quello di incrementare il turismo, anche se insomma ben venga se lo possiamo eventualmente incrementare per certi aspetti, ma in generale l'aspetto chiave è quello della gestione del turismo nel parco, del miglioramento della qualità dei servizi che vengono offerti nella tutela del territorio. Buonasera a tutti, sono Juan Sonero, quello che il parco sono adesso. Cercherò di essere breve, vi presenterò sulle principali eventi organizzati dal parco dalla sua nascita nel 1998, compresi quindi gli eventi di quest'anno. Sono le due arterie del parco, sia la statale che la panoramica, in giallo la contigua. Il parco è operativo, anche se è nato nel 94, è operativo dal 96. Qui brevemente la posizione di tutti gli altri parchi naturali, regionali, nazionali dell'Italia, per rendersi conto che in Italia c'è comunque il 10% del territorio protetto, non è male. Questo adesso vi passo velocemente tutti gli eventi organizzati del parco, sia gli eventi culturali, naturali e quelli che riguardano l'educazione ambientale. Quindi come assessore della mobilità del Comune di Pesaro, innanzitutto vi complimento ovviamente col parco per aver pensato di organizzare questa serie di incontri che erano veramente molto interessanti. E ovviamente l'amministrazione comunale, in particolar modo anche il mio assessorato, sarà vicino comunque all'ente parco e cercare di sostenerlo, di organizzare tutta una serie di momenti di confronto, perché ho visto che il tema della mobilità è comunque un tema importante all'interno del parco, quindi capire quelli che possono essere dei metodi per potersi muovere all'interno del parco in maniera, come posso dire, sostenibile, penso che sia comunque il fondamentale individuare
questo tipo di percorso insieme. Uno degli esempi comunque, se vi posso ricordare, che anche il fatto di aver deciso, anche se non è stata semplice come decisione, quella di chiudere comunque anche la strada che porta al mare qui a Firenzuola, ma anche in Europa. Ed è un piano d'azione fatto da 65 azioni. Non è detto che debba essere così, no. Quello che chiedono i valutatori di Ecopark, perché per chi non c'era l'altra volta, noi a dicembre presenteremo il piano d'azione, a marzo verrà un valutatore di Ecopark, che è il soggetto che appunto conferisce questo riconoscimento, che ci dirà, verrà da voi, non verrà dal padre, verrà da voi sul territorio e chiedere, ok, voi avete partecipato a questo processo, avete scritto alcune azioni, perché le avete scritte, ci credete, non ci credete. Quello che conta in realtà, quindi, non è fare 20 azioni a principio o scrivere delle azioni fantasmagoriche, ma realizzare realmente un piano che sia tutto condiviso da voi e, seconda cosa, che sia fattibile, che sia un piano equilibrato, fatto anche in qualche caso da azioni piccole, ad esempio il parco della Vellobenta, l'esempio sulla mobilità, accanto a delle azioni di grande profilo, di grande spessore, realizzazione di nuova sentieristica.